Per Laura questo è un giorno importante, particolare. Sì, è un giorno importantissimo per noi perché si commemora, diciamo, la nostra patrona, la Virgo Fidelis, il 21 novembre, che coincide anche con l'anniversario della battaglia di Kulkwalber del 21 novembre 1941, dove si immolarono centinaia di carabinieri sulla sella dell'Ambalaggi. E in più, diciamo, è un evento importante perché ci riunisce tutti, carabinieri in servizio, carabinieri in congedo. Ma soprattutto oggi ricorre anche la giornata dell'orfano, quindi diciamo a testimoniare dell'affetto e della grande famiglia dell'arma, che coinvolge anche chi ha perso genitori, ha perso parenti proprio in servizio per l'arma dei carabinieri. Quindi è un momento molto bello in cui ci si raccoglie tutti. Padre Vito, oggi in Chiesa Madre a Partinico si celebra la Virgo Fidelis, patrona dei carabinieri. Sì, oggi in tutta l'Italia si celebra la Virgo Fidelis, ma soprattutto anche qui a Partinico, essendo che c'è la capitaneria, e quindi è già un'esperienza che parte dall'antichità, dove i carabinieri si mettono sotto la protezione della Vergine Maria, ecco la Madonna che è fedele alla volontà del Signore, così anche loro sono fedeli e soprattutto all'impegno per il bene comune. E quindi oggi qui a Partinico, in Chiesa Madre, si celebra questo momento particolare. Ecco, io sono qui oggi a rappresentare i parroci di Partinico, in modo particolare Monsignor Salvatore Salvia, che si trova attualmente in pellegrinaggio in Terra Santa. Carabinieri che in tutta Italia, ma nel nostro caso qui a Partinico, svolgono un grande lavoro per la sicurezza pubblica. Sì, i carabinieri nella visione di noi poveri umani è una visione alcune volte forse negativa, ma invece è un'arma che è veramente fondamentale per il bene, per la tranquillità di noi cittadini. E penso che veramente qui a Partinico, grazie al capitano Petrosino, che veramente si stanno impegnando tanto per il nostro territorio, per la serenità, la tranquillità, anche se giustamente c'è la difficoltà. E qui vorrei soltanto fare un inciso: dobbiamo guardarli veramente come gli angeli che custodiscono la nostra città, che ne ha tanto di bisogno. Insomma, una celebrazione importante per l'arma. Qual è il messaggio che ha dato ai carabinieri presenti in Chiesa Madre oggi? Ecco, il messaggio è proprio questo, quello dell'essere degli angeli per il nostro territorio, come Maria, di essere fedeli alle loro scelte, di impegnarsi per il bene comune.